differenza in me si è sentita un po' più forte per il fatto che, per la mia storia personale, cioè per il fatto che io ero già vicino a quel tema lì e già vicino da molto tempo, e quindi avevo tutta una quantità di informazioni che forse molti altri sono dovuti andare a recuperarsi in questi mesi, e forse alcuni non l'hanno ancora fatto, e che potrebbero essere quelli che ancora non stanno parlando. E quindi poi l'esigenza che ho sentito, cioè sappiamo che sapore ha, non penso che serva che la descrivo. Penso che forse l'ho sentita più forte io per questo motivo. Io mi sono avvicinato molto al tema della Palestina in un contesto in cui ero all'università, era il 2012, e avevo già le informazioni per considerare quella una causa importante, e in quel contesto lì è stata fondata una onlus a Trento, dove io studiavo all'università, da persone che conoscevo, che si chiamava Maya Onlus e si occupava di cooperazione e sviluppo con la Palestina. E quindi io all'interno di quella onlus ho avuto la possibilità, insieme al mio amico Alessandro Burbank, che è un poeta di Venezia, esportatosi a Torino e adesso a Buenos Aires, di scrivere un bando con cui abbiamo ottenuto i soldi della provincia autonoma di Trento e Bolzano, e con quei soldi siamo potuti andare a fare questa iniziativa di cooperazione e sviluppo, che era un progetto di ricerca e documentario, per cui abbiamo anche coinvolto mio fratello, che è Nicolas Nazzari, che studiava per diventare per lavorare nel cinema, e adesso lavora nel cinema e insegna cinema. E quindi poi, quando siamo tornati da quell'esperienza, è uscito un documentario che è ancora reperibile su YouTube, e che abbiamo rispolverato su tutti i materiali con quelli con cui siamo tornati, sia quelli che sono usciti, sia quelli che avevamo noi nei nostri computer, che abbiamo riguardato molto in questo periodo, prima per il tema e poi dopo, cioè prima perché eravamo le vicende, che le notizie che arrivavano dalle gerente mi hanno riportato sui miei diari che tenevo in quel periodo, e poi anche per fare il materiale con cui abbiamo comunicato questa canzone, abbiamo anche pescato da lì. Diciamo che è un tema che ritorna un po' prepotente sulle nostre notizie in determinati momenti, e in uno schema di solito per cui esiste una normalità tragica di cui non si parla mai da noi, e in questa normalità tragica si accumulano delle ingiustizie, a cui dopo un po' di tempo c'è una piccola reazione un po' più fuori dall'accettabile, secondo me, il giornalismo mainstream, per cui viene descritta quella cosa lì, viene descritta fuori dal contesto come una brutalità bestiale e basta. E quindi quando avviene ciò, poi è possibile anche sentire cioè l'urgenza la senti sempre, però un'urgenza un po' più forte di dire a quelli che vengono raggiunti da questo tipo di narrativa, ma che conoscendo sai che non, cioè sai che potrebbero essere, cioè chi crede in questa narrativa o è un cattivo o è poco informato. E quindi, insomma, senti l'urgenza di spiegare a tutte le persone che non sono cattive quali sono le informazioni che tu hai e che loro non hanno. Intanto ci terrei a precisare che il me che ha scritto il bando con cui poi è andato in Palestina e che aveva, come dire, queste intenzioni buone e poche informazioni, era un me molto diverso da quello che poi diventi quando poi vieni coinvolto e senti anche l'altra campana. E esiste una nozione di tipo accademico, io non so padroneggiare a livello accademico, ma che si chiama orientalismo, e che in una certa forma riassume un contegno di un certo tipo di uomo bianco occidentale verso in questo caso il Medio Oriente, che è negativo in entrambe le direzioni, cioè sia se il contegno è negativo, sia anche è negativo un certo tipo di buonismo, un certo tipo di senso di superiorità e di bontà in quella direzione lì, no? E quindi anche poi entrare nelle narrative di quei luoghi aiuta anche a risvegliarsi da questo tipo di cosa. Io il bando che avevamo scritto noi, e era io da rapper e il mio amico da poeta, era un chiedersi come interviene un contesto di questo tipo sul rap e sulla poesia, e quindi andare a conoscere i poeti, a conoscere i rapper, per scoprire appunto com'è il rap, com'è la poesia in un contesto di occupazione militare di uno stato nemico, e che funzione, cioè per capirne anche la funzione in generale, no? Come si comportano il rap e la poesia nei contesti politici. Lì c'è un contesto politico con una forte connotazione, cosa succede lì? Quindi ci chiedevamo queste cose qui. Beh, se stiamo parlando di aspetti tecnici,
Direi che sì, sono intervenute delle nuove convinzioni pian piano nel tempo e delle nuove cose che mi piace ricercare poi quando scrivo la musica. E dico scrivo, ma scriviamo, perché poi tutta la mia musica è sempre prodotto delle idee mie e di Sika Semplicity, che fa Chiaro. le produzioni, e in ruoli che a volte si mescolano, magari io do consigli su uno sull'altro aspetto e lui sul mio. La canzone che abbiamo fatto nel 2014, che è uscita nel 2014, Esatto. parlava molto di dove eravamo noi con i nostri gusti, con le nostre scelte, insomma, artistiche in quel periodo lì. Io stavo molto curando, ricercando e studiando la penna e la scrittura in versi in termini poetici, le metafore, quelle cose lì, e quindi la mia parte è un muro di testo di moltissime parole, che è anche una cosa che cioè, è una scelta che facilita, che ti dà la possibilità di essere più specifico in quello che racconti, no? Avere tantissime parole. E Luca veniva da una ricerca di suono, e se Luca Sika Semplicity, quindi aveva una ricerca di suono, era nel viaggio della musica elettronica pura da cui è partito, e credo che siamo arrivati. Questa canzone voleva essere una canzone che venga cantata, cioè vorrebbe essere prestata a una causa, no? Cioè, con quell'idea lì Certo. che cantare emoziona e che essere emozionati positivamente serve per essere ispirati a fare le cose che servono fare in una lotta, in una battaglia. E quindi credo che sia un più musicale, Esatto. meno rigida su tutto l'aspetto della metrica, di quelle cose lì. E anche appunto ci sono meno parole, quindi c'è anche l'esigenza di comunicare quello che vogliamo comunicare, però in meno spazio dal punto di vista del testo. Più io ne ricevo di questi commenti e meno me li merito, perché forse no, cioè, se poi il risultato è così tanto entusiasmo, cioè, non serve neanche così tanto coraggio, no, per questa cosa qui, e soprattutto per me. Però ci sono, con te mentre parlo, tantissime professioni e tantissimi contesti lavorativi in cui non è così. Se uno fosse un giornalista che lavora in una testata che censura che censurasse, come dire, sistematicamente questi temi qui, dovrebbe scegliere tra avere un lavoro e dire quello che pensa. Certo, sì. E diciamo che appunto, quindi appunto non credo di meritare i miei ringraziamenti, però appunto e quindi forse l'assenza di questa di questi del, di altre persone che, cioè, che si siano spese tanto su questo tema, dato che me lo sono chiesto anch'io, forse appunto si giustifica con la cosa che dicevo all'inizio di questa intervista, cioè che in assenza di informazioni è forse meglio stare zitti. E però bisognerebbe prendersele queste informazioni e poi decidere cosa farne, no? Però appunto in Esatto. assenza di informazioni forse è meglio stare zitti, perché bisogna parlare delle cose che si conoscono, e io questa cosa qui la conoscevo già meglio della media delle persone quando è avvenuto il 7 ottobre. Molto volentieri, perché è un artwork che ha fatto Jacopo Baco, che è un designer con cui varie cose, designer e varie altre cose. Lui viene dai graffiti, lo conosco dall'hip hop, e con cui ho collaborato negli anni, e lui ha fatto le primissime copertine e anche le intermedie e anche queste. E ha un grande talento e ho una grande stima artistica di Baco. Ha avuto l'idea di prendere un frame dal documentario di cui parlavamo prima, quello del 2012, ed è un frame che mostra la fotografia di una madre che tende la mano alla figlia in mezzo a un campo di olivi, e ha stampato la fotografia, e con un taglierino ha rimosso la bambina dalla foto, e ha fatto l'artwork. Così il simbolismo penso che, cioè, è molto forte, no? Non serve neanche È spiegare nulla. potentissimo. Allora, io appunto ho scritto questa canzone sull'onda delle tragiche e senza precedenti tragiche conseguenze, senza precedenti a questi livelli, conseguenze del 7 ottobre. E poi, una volta che ce l'avevamo in mano, abbiamo avuto quella sensazione che a volte capita, soprattutto quando il tema è molto sentito, di aver scritto un brano e non sapere quando uscirà l'eventuale album che lo conterrà, con quel timore che poi quando uscirà, cioè, tu vuoi cantarla adesso questa cosa qui, no? E quindi abbiamo detto: Certo. ok, adesso questa cosa la cantiamo adesso, la tiriamo fuori adesso e la cantiamo adesso, e poi con il disco vedremo. Nel frattempo stiamo scrivendo un disco, siamo a buon punto, quindi non è escluso che tra un
tra poco tempo uscirà qualcos'altro e poi alla fine ci sarà un disco.